Mantieni un po' le distanze, per favore. Bravissimo, eia, dai! No, ti prego, no, no, no. Tranquilla. No, ti prego, no. La sto facendo sotto, però posso dire. Kayla! Kayla! Ok, blocca. We'll be right back.
Un saluto a tutti, oggi siamo con Chantal. E Chantal viene dalla Svizzera italiana, sì, col suo bel pastore tedesco, è un renna nera, quindi per gli amanti dei pastori tedeschi sappiamo tutti che è dell'allevamento del defunto Mauro De Cillis. Il suo soggetto è un maschio integro di 4 anni. Le problematiche di questo cane di Iron erano aggressività verso gli altri cani, maschi e femmine indipendentemente appunto dal sesso, abbiamo visto anche con le femmine in estro, felini, ultimamente anche con le persone, stava dando dei problemi abbastanza forti, però è che tu, abitando in Svizzera, comunque hai avuto anche una restrizione, no? Sul esatto, cane c'era sì. Già l'ombra, diciamo, anche della eventuale soppressione se non ci fosse stato un recupero da parte di questo soggetto. Esatto. Okay. E tu sei sempre stata fianco a fianco al sottoscritto durante esatto, l'elaborazione, sì. Giusto? Abbiamo lavorato con un collare fisso, sì. Giusto? Non abbiamo quindi usato né collari elettrici, né collari a strangolo, né collari a punta. Niente di tutto questo. Non te li ho mai proposti? No. Un'altra che mi asseconda, hai visto? Andiamo bene, dai, siamo fortunati. E abbiamo in questi giorni provato il cane in tante situazioni molto forti, tra l'altro anche con i cani bianchi, perché per esperienza negativa sì. Subita, no, in gioventù il cane era stato attaccato da un cane bianco, abbiamo lavorato anche su soggetti di questo colore. Abbiamo provato il cane anche nelle scuole. Sì. È andato bene? È andata bene. Il cuore puri Chantal è andato bene, ha tenuto, sì. È andato un po' su, un però, po' su. Però siamo riusciti anche a mangiarci una cosa insieme al bar, giusto? Sì, sì, sì. L'ultima volta che ti era successo era quando era cucciolotto, che sì, ha sì. Fatto volare un paio di tavolini che stai esatto. Ancora pagando perché Anthony mi ha detto che erano di cristallo e quindi sì. Ti sei dovuta mettere un mutuo. Poi l'abbiamo provato ambulatori veterinari come il mio classico, in giro per la pineta, così in città. L'abbiamo provata non solo con i miei gatti ma anche con i gatti randagi sì. In città. Poco fa gli ho fatto fare un bel terraresta a fianco al gatto. Andato, sì. Quindi sei contenta? Contentissima. Mi fa molto piacere, sono soddisfatto e ovviamente ti ringrazio perché ti sei avvalso della mia professionalità. Ben sapendo che ovviamente il nostro rapporto non finisce qui, io come faccio con tutti sono sempre a disposizione vostra qualora abbiate ancora bisogno di me, sperando di rivederti in Sardegna in vacanza, bravissima, in vacanza e non per Iron. Esatto. È importante che tu ora continui il lavoro iniziato perché chiaramente e lo stabilizzerai certo. Ora man mano col tempo, no? Però gli abbiamo dato una bellissima sterzata, finalmente puoi passeggiare col tuo cane in presenza di persone, anche tenendolo rilassata, passeggiando in mezzo alle persone sì. Senza che aggredisca più nessuno, così con cane, così con gatto. Esatto. Va bene, salutiamo tutti signori, seguiteci perché anche questo è un bellissimo video. Vai sì. Chantal? Sì. Ciao ciao.